Grazie Eccellenza. Sì, in merito a questa norma si è resa oramai assolutamente necessaria per la mancanza di una disposizione che individui il giudice da nominare in sostituzione di un magistrato astenuto, ricusato o che per un impedimento non possa proseguire o seguire i procedimenti. Una norma che è richiesta dal Collegio Garante ormai già dal lontano 2004, quando già nella sentenza numero 13 del 2004, che richiamava la numero 12 sempre dello stesso anno, e non ultimo la sentenza del 2019, che invitò fortemente il legislatore a risolvere il cortocircuito, stimolando anche la risoluzione del problema che oggi ha paralizzato molti processi. Quindi è da molti anni che questo problema esiste. Dal momento che in una piccola realtà come la nostra, esistendo solo un tribunale, è più che lecito che i giudici che vi lavorano non abbiano piacere di giudicare i propri colleghi, ma è anche vero che di ricusazione in ricusazione e di astensione in astensione oggi molti procedimenti sono fermi e ci troviamo a non avere alcun giudice che possa valutare questioni inerenti a altri magistrati. Diventa quindi un problema al momento in cui si crea un vulnus. Lo stesso dirigente Canzio in Commissione Giustizia lo ha definito un vuoto di tutela. Questo vuoto fa sì che molti procedimenti non hanno giudici giudicanti, ma soprattutto non dà al cittadino la garanzia di giustizia. Il fattore forse più importante risulta proprio la mancanza del diritto alla difesa, con il rischio concreto di creare problemi di incostituzionalità. Se non rimedieremo a questo vuoto oggi, non stiamo dando una risposta di operatività. Oggi quindi dobbiamo prevedere la figura di un giudice che possa giudicare altri magistrati e che risolve il problema dovuto da contrasti interni. Sicuramente non è una riforma, ma un passo necessario che serve a risolvere però un problema incombente. Oggi un elevato numero di magistrati siedono in consiglio giudiziario plenario, per cui dal momento in cui si trovano in quel consesso si rischia che essi portino le loro divergenze all'interno del tribunale, creando a sua volta incompatibilità a catena. Anche il Greco nelle sue raccomandazioni rimarcava che più è basso il numero dei membri all'interno di quell'organo, meno si creano incompatibilità e, aggiungo io, forse aiuta anche a fare squadra. In questo senso dovrà andare la riforma a cui, come si è riferito in Commissione Giustizia, si sta lavorando. Quindi mi auspico che l'Aula voglia approvare questo progetto di legge per dare una risposta concreta a una richiesta fortemente caldeggiata da tempo. Grazie, Eccellenza.